È andata male ed è bene o male si sapeva che andare giù a Bari, laggiù era in Campacci, soprattutto perché in casa al Bari rompe abbastanza le palline e poi vabbè, il Bari in sé per sé non è una squadraccia per la Serie B e niente, diciamo, più che sapevo almeno, io me l'aspettavo. L'unica cosa che Mampino mi ci ha fatto un po' rimanere male è il fatto che non è che Livorno in 3 giornate, cioè nelle giornate precedenti, abbia fatto vedere chissà cosa, cioè forse un pochino il Brescia rivedi qua. Diciamo che comunque l'ossa mi ci ha fatto un po' non rimanere male sul fatto del gioco è stato che tante disattenzioni, c'è stata, ripeto, è una partitaccia comunque. C'è stata, secondo me, un briciolo, c'è stato un briciolo di voglia di recuperare, cioè non è che sia stato, il Bono è stato sia aggressivo, soprattutto dopo che ha preso il gol. E niente, sono un po' dispiaciuto, vabbè, soprattutto per il risultato, però anche per la prestazione in sé per sé, ecco. E poi vabbè, inoltre tra questo anche tanta merda, siamo stati merda appunto per quelle poi occasioni capitate che per dirne due, il colpo di testa Calabino che è uscito penso di 23 centimetri, il coso, il tiro di Bernardini sinistro, fra l'altro preso col ginocchio, cos'era, con lo stinco dal portiere, e poi fra l'altro anche Osi, anche gli infortuni, vedi quelli di Lambrughi e di Siligardi, che fra l'altro Siligardi mi auguro che non sia il ginocchio, perché io lì da guardavo su Sky e con gli scaldi si è fatto male ai ginocchi, quindi non so se sì, comunque era il ginocchio, ovvero lì tanto famoso, ovvero quello che 2 anni fa fece sta fuori metà campionato, o perlomeno insomma sempre ginocchi, quindi un minimo mi preoccupo, ecco, perché soprattutto sui Ligardi che, vi ripeto, come dico anche alla gente, sono un lusso per il Livorno, nonostante nell'ultima 2 partite non abbia giocato neanche bene, però è pur sempre un giocatore valido, Bardi, ripeto, utile a noi. E niente, dicevo, oltre a questo ho avuto appunto l'osso dell'infortunio. E ora, parlando un minimo della partita, la partita comunque è abbastanza noiosa, soprattutto nel primo tempo e soprattutto per noi livornesi che si chiamava Livorno. Diciamo che appunto il primo tempo, ma anche il Bari, non è che avesse fatto a parte il gol, che fra l'altro gol disattenzione assurda di Livorno, della difesa, anzi per sé, anche Vella. Ora non dico che colpa di Mazzone, assolutamente no, anche perché, cioè, è vero, lo portiere, perciò avessi il difensore, che magari doveva anticipare il Sciodone, che cazzo si chiamano, lì che ha fatto gol. Però, Dio, dove cazzo eri Mazzoni? Cioè, ha fatto un coso. Per come la vedo io, non ti dico che devi stare appiccicato al primo palo, però devi stare proprio sul primo palo e non fra il primo e metà porta, ecco. Insomma, un po' parole, c'era una Bosi che fa tanto e passa il pallone nel mezzo. E insomma, diciamo che il primo tempo è abbastanza noioso. Secondo tempo un pochino più appunto frizzantino, se si può definire così, perché diciamo, ambo le squadre, soprattutto un po' a Livorno, perché io volevo un minimo recuperare, diciamo, erano un po' più aggressive e appunto ci sono state più occasioni, ecco. E appunto, occasioni che ho citato prima, avere lì tipo di Calabino, di Bernardini, insomma, però occasioni che comunque non sono bastate, cioè, ripeto, Campaccio, squadraccia, però cazzo tira fuori i coglioni, cioè fai vedere che vale pareggia, perché io devo dire la verità. Il Livorno, nonostante abbia fatto tot punti, a me non è che, forse più nel Brescia al secondo tempo, non è che comunque mi sia garbato così tanto, perché non spinge, cioè sì, è vero, si è vinto, se ne è pareggiati due, lascia stare che si è perso, però Dio, è moscio, i giocatori secondo me deve avere un punfu, soprattutto quando perdi. Corre da una parte all'altra in 3 secondi e invece ti 3 volte sempre così. E appunto oggi comunque si è fatto vedere che giocando sì, tipo, no, lascia sta che 2-0 è venuto nel 104esimo minuto di recupero. Però era 1-0, avevi perso uguale, avevi perso fra l'altro sulla attenzione e fra l'altro roba assurda, anche per dirne una, mi è rimasta impressa, c'è Chiellini quando ha perso palla e io manca quasi prende gol perché poi vabbè,
non è stata quella grandissimissima azione di loro, però dico, anche la difensore proprio a scartare, tipo, oh, ma cosa fa? Cioè, cazzo, è che un po' di concentrazione, tutto ci vuole. E io rimango sempre fiducioso, perché secondo me comunque la squadra per fare un buon campionato, di voi non volendo, ce la può capire. Però deve essere anche l'allenatore, deve essere anche la squadra in sé per sé che deve tirare fuori i coglioni e deve gestire meglio la squadra, messi un po' di tattica, giochi di squadra, tipo di gioco e quant'altro. Cosa che comunque, come ho detto ora, li voglio annunciare, perlomeno dal mio punto di vista, poi ho una canzone diversa, no? Ognuno ha punti diversi, ognuno ha appunto la sua opinione. E niente, ripeto, partita noiosa, soprattutto a parte Livorno, primo tempo sì, secondo tempo un po' più, diciamo, come ho detto prima, frizzantino, ma niente di che. E niente, diciamo comunque questa parte dei grandi, diciamo, prestazioni, magari a livello singolo non ci sono state, perché penso che comunque la media della squadra vada su 5 e mezzo, 6, penso. E niente. Certo, bisogna appena svegliarci, stare più attenti, bisogna avere più fame di punti, più voglia, perché secondo me mi tocco anche coglioni mentre lo dico. Le potenzialità per andare di ritorno in Serie A ci sono, perlomeno per punta playoff ci sono, e appunto bisogna averci fame di tutto, fame di far punti e voglia di vincere, tanta. Vabbè, detto questo, io non ho da dire altro. Ripeto, speriamo solamente, sono discorsi di infortuni, che quello lì di Siligardi non sia una cosa grave, e fra l'altro che ora c'è anche un'altra cavolata, perché Sky mi ha fatto apissi, è stato un infortunio o una scelta di Gautieri di ambia, insomma, minimo la formazione è quella di Lambrughi, che se si è fatto male o no, insomma, speriamo che comunque lui ci sia anche dalla prossima partita, ecco. Via, detto questo, saluto tutti e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!